Alzi. Io sto a partire. Come stai a partire? Dove stai andando? Vado a Berlino, lui. Vado a vivere a Berlino. Ma perché? A fallere nomine. Ma di andare a fallere nomine a Berlino? Luigi, perché io qua non sto a fare un cazzo? Ma come non stai a fare un cazzo? Ma ti mancano due esami e te laurea in ingegneria interstellare. Sì, e poi? Poi il lavoro non c'è, Luigi. Io devo partire, se non ora quando? Ma perché devi andare a Berlino? Ma Luigi, perché qua state ancora con Marino, la Metro C, Carminati, Alemanno che se via Roma Cornero. Ma che c'entra Berlino con questo? Allora, ma voi mette? Ma voi mette? Ma meglio fa l'aeronomera a Berlino che il precario laureato ingegnere qua in Italia. Ma che cazzo dici? Boh, ma con tutti i posti che ci sono qua per Bugatti devi andare a Berlino? Luigi, perché a Berlino ti prendono sul serio. Non sei guardato come un tossico qualsiasi, capisci? Tu vuoi fare un figlio? Ti danno le sovvenzioni. Vuoi prestare un'attività? Ti danno le sovvenzioni. Sprinze? Sovvenzioni. E poi è pieno le start-up dei tossici a Berlino. Ma così a 28 anni? E se fallisci? E se fallisco vorrà dire che me ne sono imparato il tedesco, me ne sono imparato la lingua. Ma che ragionamento è? Ma a me sembra che stai esagerando su sta storia. Va bene, allora rimani qua, è meglio Roma. È meglio Roma, rimani qua, ti vedi anno uno, ti fai pisciare in testa e te fai dire che piove, va bene? Ma che cazzo di discorsi sono questi? Ma invece di stare qui nel tuo paese a ricostruirlo tutti insieme, tu prendi e lo abbandoni! Luigi, ma qua è tempo perso! Ma che discorsi sono questi? Ma dobbiamo ricostruire insieme questo paese delle cose importanti come l'eroina! E quindi tu rinunci a un sogno per rimanere qua in Italia? Ma no, non devi rinunciare al tuo sogno, lo devi fare qui, con i tuoi amici, tutti insieme! Bravo, bell'amico che sei, Luigi. Per supporto, sei un amico proprio, io vengo qua a parlarti dei miei sogni e tu che fai? Sputi sentenze. Ma che vuol dire adesso non posso avere un'idea diversa dalla tua? Va bene, sì, è vero, ho delle opinioni diverse dalle tue. Per me sta roba è una cazzata. Sta roba di Berlino è una cazzata, Stefano è una cazzata. Lo sai che penso io invece? Penso che te sei un coglione, Luigi. Sei un coglione. Ma io penso che te ne danno affanculo. Vaffanculo. Vaffanculo. Ma rimani qua a morire di pizzi. E te invece va a ciucciare i cazzi allo zoo di Berlino, vai. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your days are long. Louis. Matti. Luigi, senti. Matti. Lui. Matti. Luigi. Lui, senti. Senti, Matti. Io te volevo chiedere scusa, scusa. Shh. Shh. Senti, Matti, te volevo chiedere scusa io. Non ti ho capito all'inizio, invece hai ragione. Però adesso ho capito, lo no, so. No, ma io. No, no, è che è vero, tu devi inseguire i tuoi sogni. E i tuoi amici devono essere lì a supportarti. Che non è che cioè, capisci, non voglio che il mio paese. Tiè, Matti, in bocca al lupo. Aprila. È la siringa di mio nonno. Ah sì, ma la siringa di cartone? Questa è la siringa di cartone che utilizzava mio nonno in America. L'aveva con sé quando è andato in America, nei primi del Novecento, a bucarsi. Ma pure tuo nonno, quindi? Pure mio nonno, sì, pure mio nonno. A me, ma ti piace? È bellissimo. È bellissimo, lo so. Poi ho anche il dizionario di tedesco, se ti serve, non so, per chiedere il limone. Io non so che dire, è bellissimo. Non dire niente, non dire niente. Grazie. Bocca al lupo, Mattia. Es tut mir leid, Sie haben eine Euro, ich muss die Fahrkarte zu nehmen. Bitte, wo finde ich eine Zitrone? Bitte, vor Bergheim 1-2 Polizei. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world. E te invece vai a ciucciare i cazzi allo zoo di Berlino, vai, vai. Non ci sta un cazzo dentro. Grazie. Dai, tira un po' dentro per me. Vabbè, così va detto.